Buonasera amici, siamo qui su questo canale, il mio nuovo canale, è la prima registrazione di un'intervista e la faccio al mio amico e mentore su YouTube, Davide Cristallo, Evolve Channel. Bene, possiamo iniziare con la prima domanda. Penso che ne farò alcune e taglierò la live in più pezzi. Dunque. Partiamo dalla situazione economica del mondo. Cosa ne pensi della situazione attuale? Allora, è una buona domanda perché in realtà ne parliamo tanto, ma nessuno mi ha fatto una domanda così netta e chiara. È un po' banale la risposta: l'economia sta collassando, questo lo vediamo tutti, no? Siamo tutti fermi, non c'è lavoro, c'è le situazioni di lockdown che continuano, rivengono rinnovate, per cui la crisi c'è, non c'è solo in Italia, ormai non è più una crisi per definizione è qualcosa di momentaneo, qui ormai invece si continua in questa ottica. Come sappiamo, ci sono due strade, no, davanti, una possibilità è quella che il sistema stia collassando per rinascere migliore, più sano, più etico, e l'altra invece magari è che rinasce nel senso che viene ristaurato ancora peggio e più restrittivo, come lo stiamo vedendo. Se parliamo dell'economia, sappiamo che vogliono togliere il contante, sappiamo che si parla di tanti nuovi sistemi di moneta. In realtà sappiamo che il nostro sistema della moneta è corrotto, c'è il signoraggio dietro, ci sono sistemi di interesse che fanno guadagnare solo le grandi banche. Quindi per uno come me c'è anche la speranza che collassi questo sistema corrotto. La speranza ancora più grande è che quello che verrà dopo sia meglio e non peggio di quello che c'è adesso, ovviamente. Siamo passati, diciamo, nella storia dal baratto alla moneta. Che cosa prevedi per il futuro? Allora, per esempio, tanti adesso stanno cercando di creare, alcuni anche bene intenzionati, no? Questi villaggi ecosolidali, queste realtà dove non c'è più la moneta, dove veramente si possa tornare a una forma di baratto, però ricordiamo questa cosa che è assurda, ma è vera: il baratto in Italia è illegale, per cui solo in forma privata ci possiamo regalare una cosa, ma non possiamo farlo su base continua, commerciale, appunto. Il baratto è illegale, per quanto assurdo sia. Per cui, per tanti motivi, anche perché il baratto in una società come la nostra non è più, no? A me serve il formaggio, a te il pane, facciamo a scambio perché io ho le pecore e tu c'hai il grano. Adesso la situazione è molto più complessa, tutti noi vogliamo ed abbiamo mille cose, quindi c'è bisogno che ci sia una forma per fare a meno del baratto, un qualche cosa che vale come il pane o come il formaggio. Però da lì che c'era la moneta che era d'oro, se vogliamo fare il discorso storico, prima quell'oro valeva qualche cosa, l'oro ha sempre avuto un valore nella storia. Un Invece poi controvalore, un controvalore. l'oro era il controvalore dei beni, no? Al posto del Esatto. pane e del formaggio ti davo l'oro, ma appunto era un valore. Invece adesso poi si è fatta la moneta che era già un'astrazione, una forma. Se volete, no, se volete, un foglio di carta che valeva come quell'oro. Poi si è astratto ancora di più, è venuta la carta di credito che già ci portava dei numerini digitali. Per cui adesso, appunto, invece quel sistema là è fuori controllo perché ci sono solo numeri digitali in circolo. Come dicevo, una certa parte degli organi, l'Europa, eccetera, vogliono togliere il contante proprio per controllare tutte le transazioni e tutti i movimenti di tutti gli esseri umani economici. La tracciatura. La tracciatura ed è un qualche cosa che personalmente non mi auguro, ecco, come molti. Quindi la tua previsione, diciamo, in questo momento non è ottimistica del futuro dal punto di vista economico. Sicuramente, come ho detto, magari in futuro, ma ecco, nell'arco di 5, 6, forse 8, 10 anni, beh, sicuramente saremo in un momento molto diverso da questo. Speriamo in un'economia nuova e fiorente, e appunto dove tanti hanno la possibilità di guadagnare, di lavorare.
Adesso invece per i prossimi, proprio se parliamo dei prossimi mesi del 2021, lo vedo duro da sopportare, purtroppo. E Poi anch'io un po' che dipende come non andranno queste riesco. elezioni, purtroppo. Ascolta, niente, per questo argomento possiamo chiudere qui, se non hai altre cose che vuoi raccontare per quanto riguarda l'economia. Come lo vedi? L'economia in Italia, ad esempio? Allora, possiamo aggiungere un po' di cose. In Italia e probabilmente poi anche all'estero, dicevamo che in larga misura tutto il sistema è al collasso e le banche non sono assolutamente da meno. Non c'è solo il signoraggio che ho detto prima, che è proprio l'interesse che si genera alla fabbricazione, alla stampa della banconota, per cui lo Stato va a debito e deve ripagare quella banconota. Questo è assurdo proprio perché chi stampa le banconote non è più lo Stato, ma è un ente privato che poi fornisce le banconote ai vari stati, che è la Banca Centrale Europea, che anche se il nome può far sembrare non è un ente statale o un ente europeo, è un ente di privati, almeno in grandissima parte, poi è compartecipato, ma a parte il signoraggio, per quanto riguarda un po' più l'Italia, per esempio. Si parla di crack finanziari che riguarderanno sicuramente molte banche. Io adesso nomi non ne posso fare perché certezze non ce ne stanno, però ci sono meccanismi, questo non l'ho ancora detto da nessuna parte, ma ci so perché appunto aspettiamo conferme, ma è abbastanza palese quello che succederà pure qui. Ci sono meccanismi che riguardano anche i mutui bancari che appunto le filiali forniscono a chi richiede soldi per acquistare una casa, anche lì probabilmente ci sono meccanismi corrotti e fallaci che adoperavano magari tantissimi istituti bancari e adoperano, e che però se dovessero poi, come dire, se io mi accorgo che un negoziante non ha fatto degli scontrini, vado a sanzionare, sì, poi però chiedo anche che deve pagare l'IVA che non ha pagato non avendo fatto gli scontrini, ecco, se si va a richiedere a quelle banche tutte quelle cifre lì per le operazioni magari sbagliate che potrebbero venire fuori da qui a poco, le banche rischierebbero di crollare proprio, quindi poi fallimenti o di venire acquisite o quant'altro, ma non è il mio settore l'economia, quindi non ti so andare nel Sì, dettaglio di verrebbero a come. creare delle mega corporazioni di banche. Esatto, questo pure, no? Nella globalizzazione serve proprio per. Abbiamo già visto sparire da tutta Italia quelle che una volta c'erano, no? Le casse di risparmio di Fabriano, Cupramontana, cassa di risparmio di Macerata, la Dispoli, c'erano di tutti i posti, no? Le casse di risparmio l'abbiamo viste sparire e chi aveva il conto lì non è che è stato prosciugato, in quel caso sono state assorbite, come dicevi tu, da banche più grandi e hanno fatto i conglomerati. Va bene. Io per il resto, dal punto di vista economico, ce ne sarebbero molti di argomenti da toccare, ma li potremmo vedere più avanti. No, vai, se ti viene qualcosa, io ti ripeto, sto qua, non è la mia materia dove sono più ferrato, però. Ma in questi giorni si è parlato di un nuovo sistema economico basato sul quantum. Cosa ne pensi? Allora, di questo si è parlato, sì, esatto, questo riguarda il probabile futuro. Gestione del denaro attraverso il sistema, quello che chiamano QFS, il Quantum Financial System, prevedrebbe comunque l'utilizzo di questi computer quantistici per la gestione delle banconote, che in questo caso resterebbero in commercio, però appunto questo QFS è un sistema tutto quanto che al momento non è in uso, ecco, che alcuni Teorico. dicono che. Sì, è teorico, alcuni dicono che si potrebbe andare in quella direzione e questa è una cosa che vedrebbe appunto il ritorno a una banconota, a una moneta legata all'oro, letteralmente proprio perché appunto con questi sistema quantistico di calcolo ci sarebbero in questa ipotesi, che però non vedo la più fattibile,
almeno a breve giro di tempo, ci potrebbero essere proprio delle banconote che portano sopra questi ologrammi, in cui c'è appunto il sistema, diciamo un microchip olografico, appunto, quindi un qualche cosa proprio sottilissimo, dentro la banconota che è collegato direttamente con il controvalore in oro, quindi non tanto per dire, proprio fisicamente legato a quel grammo di oro presente in quella banca che ha stampato quella banconota, quindi di quel paese. Però appunto, proprio perché non c'è unità politica al momento, credo che non sia questo il sistema che vedremo svilupparsi da qui a poco. Va bene. Ascolta, per questa domanda direi che abbiamo esaurito il tempo. Ci vediamo al prossimo video. Siamo qui.